quando si non sciavurò, beh, giustamente io i trash, io li potevo armare in manca, cuscerò, trascurteranno mai. Conoscere il passato serve per vivere il futuro, penso questo principalmente, cioè se io non conosco dalle mie origini, i miei luoghi comuni, le mie origini, non posso avere un giusto futuro, quindi non posso creare la mia persona, il mio io, il mio super io, come si potrebbe dire in antropologia. Il regime fascista dimostra nei primi anni un interesse specifico verso i rom e i sinti stranieri che rappresentano un problema per il regime, e quindi il fascismo decide prima di tutto di risolvere questa presenza di rom e sinti nelle regioni di confine, prevedendo il loro confino nel centro e nel sud Italia. Non dovrebbe deve esserci, la parte a carichi niente di ratta, a carichi niente di proprio treno, che le vagone, no? Che le vagone e bestiame, da di ratta. Sei ratta e ne ingriangia a Bari. A Bari non c'è un posto, ne ingriangia fuori di Surin a Rapolla. La presa di coscienza di tutto questo è un fatto relativamente recente. I primi studi sui campi di concentramento fascisti in Italia risalgono al 1987, quindi a distanza di oltre 40 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Molto spesso si parla del Poraimo di Samu Dardipay, del genocidio della comunità romani, si parla dall'esterno. Esterno si preoccupa di questo fenomeno, però la comunità romani, essendo che non si parla tra di noi, questo fenomeno viene dimenticato, anche perché la nostra cultura è orale e essendo che abbiamo la cultura orale molto spesso, sono passati quasi 70 anni, cominciamo a dimenticare. Per quello è importante lavorare con i giovani. Allora il discorso è quello di lavorare oggi negli archivi storici per trovare i documenti per fare storia e al tempo stesso di trovare, laddove possibile ancora, delle testimonianze dirette di persone che sono state coinvolte, perché sono gli ultimi momenti in cui noi andiamo a raccogliere testimonianze vive del passato. Facendo andare in scuola, ogni camera c'è delle famiglie, accesa una in famiglia se ne un Roma se ne è tuberculoso, a Ciel andare nel cameraccio, sta dentro da Cale, a parte. Auschwitz, Munchuko, Chia Cale Busche Sciurde, Quid, Ilo Cindo, Bidoch, Bilav, Nicterovibe, Auschwitz, faccia incavata. Occhi oscurati, labbra fredde, silenzio, cuore strappato, senza fiato, senza parole. Perché l'etnia rom, che ovviamente ha una grande cultura e che vive qui nel nostro territorio un'esperienza importante, ha il diritto di essere ricordata qui a Lanciano, alla Terza e a Berlino per gettare questo seme, per ridare dignità, forza e visibilità
alla Samudaripe, che è stata una, diciamo, una tragedia mondiale, ma che passa in secondo piano. Siamo a Lanciano, nel Parco delle Memorie, vicino a Villa Sorge. Dietro di me c'è Villa Sorge, che era il campo di internamento per le donne ebree. 22 di loro sono state mandate a morire nei campi di concentramento. Perché quello che è successo in qualche maniera ci unisce in un'unica bandiera. Ci unisce per essere, avere la nostra identità, e questa identità ci rafforza per combattere contro ogni fenomeno di discriminazione razziale. Siamo uniti non solamente in questo caso con i Rom, ma anche con i non Rom. Abbiamo unico obiettivo, unica identità su questo fenomeno. L'Europa si fa se siamo tutti uniti, se le razze sono una forza, una priorità, ma non un motivo di divisione. I nostri confini devono essere abbattuti, e l'Europa non deve essere solo l'Europa dei banchieri, deve essere l'Europa dei popoli che sono insieme, che si uniscono, come stiamo facendo noi, costruiscono ponti tra realtà diverse, tra etnie diverse. Per troppo tempo abbiamo taciuto dell'olocausto dei Rom e dei Sinti. Allora è giusto che della città da cui partì la prima rivolta verso il nazifascista, oggi parte il nuovo messaggio di dare finalmente la giusta sottolineatura all'olocausto dei Rom e i Sinti. Che bisogna raccontare la storia come è stata fatta, come è stata vissuta purtroppo in quegli anni, insieme a Santino Spinelli, costruendo questo monumento che sicuramente darà, diciamo, sarà capace di invitare altre amministrazioni a ripercorrere lo stesso percorso. E in questo luogo, proprio in questo dove sono io adesso, nascerà il monumento al Samordaripen dei Rom e Sinti, il primo monumento in Italia che ricorda le vittime dell'aberrazione nazifascista. Questo è il modellino dell'opera che verrà realizzata in pietra, altezza di 2 metri, dove verrà raccontata altre storie dell'Olocausto. Questa è una scultura che rappresenta l'olocausto dei Sinti e dei Rom. È un luogo importante questo, soprattutto per il futuro. E questa statua sarà un monumento non solo alla memoria, ma avrà anche una funzione educativa per le nuove generazioni. Te le va a vedere da centro la guardia grella. Di guardia grella, all'Ievo prima la guardia grella, poi a Paglietto, da Paglietto, Carchignegio, quelle 3 famiglie. Alla stazione di Tarini di Sangue, che stavo, acceso nel campo concentramento, le spinace, acceso una cosa, come modo che accendo come a scarare, udivessa a carosignincio, sarebbe male. Rappresenta una madre che fugge e che ingiamba. Chi ingiamba qui nel filo spinato. Un movimento importante per me Roma, qua da Nacema, tante i tracce delle tedesche, da Marenzinincio, che fuggire a Chiara, non ti può mai dimenticare, non ti scordeste mai. Importante il movimento, una storia da Nacema la me guaia. Lei fugge verso la salvezza, verso una libertà che è un sogno in quel periodo, perché era tutto triste l'Europa, c'è la guerra dappertutto. Questo luogo diventerà luogo di dignità del popolo Rom e Sinto. Perché? Perché non abbiamo chiesto soldi alle istituzioni, non abbiamo chiesto soldi ai politici, che poi non riconoscono in realtà il Samordaripen dei Rom e Sinti. Questo è un luogo di dignità per il nostro popolo, perché è la società civile, amici dei Rom e Sinti, associazioni di volontariato, la cosiddetta società civile, che ha fornito attraverso un crowdfunding, cioè una raccolta fondi a livello nazionale e internazionale, ha dato i mezzi
per poter costruire questo monumento così importante, che è un monumento che dà dignità al popolo Rom e Sinto, non solo, ripeto, in Italia, ma in tutto il mondo.